essere decisivo per la fuga. E sembra buona la seconda. Siamo 3 km e mezzo. 3 km e mezzo di gara. E Taleb Brahim ha rotto gli indugi e si volge comunque indietro per controllare forse un segno di... Siamo in leggera salita. Leggera insicurezza sul, da farsi, se proseguire su questo ritmo. Un altro allungo ora per staccare ancora di più l'avversario. Questa volta sembra fatta, sembra che Taleb Brahim abbia guadagnato quei 30 metri. Attenzione che la podistica è in corso, attenzione, fermo lì, arretra leggermente se può ad allontanarsi dall'incrocio, attenzione, l'addetto all'incrocio, la piega ferma costante per favore, percorso cittadino libero dal traffico, ovviamente purtroppo qualcuno riesce sempre a defilarsi, ma davvero un percorso bellissimo, non abbiamo incontrato ostacoli di sorta, un circuito davvero curato in modo perfetto, ed è Taleb Brahim che guadagna ancora qualcosa, siamo ormai intorno ai 30 metri, 25, non è comunque ancora definitiva la cosa, a mio avviso potrebbe esserci ancora qualche sorpresa, ma sembra che Taleb Brahim cerchi e stia controllando la corsa e sembra che per Paolo Zanatta non ci siano buone prospettive, comunque una buonissima corsa, gara la sua, almeno sicuramente fino a questo punto, e la certezza del secondo posto comunque è assoluta. Siamo al quarto chilometro, un chilometro solamente dunque, ed è quasi più certa la vittoria di Taleb Brahim che dalle nostre parti, in provincia di Carrara e Rovigo, l'abbiamo visto l'anno scorso vincere in quel di Mesola e Assienta. Sta recuperando Zanatta. Allora, Zanatta ha recuperato forse qualcosina, ma sembra ancora poco. Iniziano i doppiaggi, signora non si avvilisca, questo è il primo della gara a 5 km di circuito, questo è il secondo e l'ultimo giro, siamo ormai vicini ai 500 metri dal termine, dopodiché andremo a riprendere, suppongo fra qualche minuto aspetteremo magari l'arrivo di qualche atleta, non solo i primi due e poi Casolari, attenzione, stanno arrivando i primi della gara a 5 km, hai messo dietro Taleb Brahim, ancora per poco ma con un giro di meno. Attenzione, stanno arrivando alle vostre spalle. Paolini, non raccontare troppe barzellette. Eccolo qua, Taleb Brahim, Marocco. Dietro Paolo Zanatta, chiamiamo Padova. È sempre lì. Il distacco è invariato, ma ormai siamo troppo vicini all'arrivo. Servirebbe una sorta di rimonta alla Francesco Panizza, oppure chi era, Alberto Cova, i mitici atleti degli anni Ottanta. È proprio uno siepista, Taleb Brahim, la sua specialità è 3.000 siepi, 8.07 nel 2007, certo sono passati 5 anni, ma è un tempo davvero di tutto rispetto e mi ha permesso anche di partecipare, di arrivare in finale, poi l'anno dopo le Olimpiadi di Pechino. Ha girato in questo momento Paolo Zanatta, ma ormai siamo ai 40 metri, forse 50 di distacco e a poche centinaia di metri dalla linea. Vai Mosè! Ormai solamente un miracolo, aumenta Mosè. Attenzione all'arrivo, Taleb Brahim, Marocco, atleta di grandissimo spessore, vincitore delle gare di Assienta e di Mesola l'anno scorso, olimpionico nel 2008, Taleb Brahim. Bravo.
vincere e poi dietro il poliziotto Paolo Zanatta di Andrea Padova. C'è qualcuno che fa la scopa qua? C'è qualcuno che fa la scopa? E vediamo un po' Stefano. Transita. Quando attenzione ragazzi, stanno arrivando gli altri. Bravi, porta. Camminata. Terzo posto. Gabriele Fantasia. Che sta probabilmente se dovrà vedere con Pettinato. Dovrebbe aver ascoltato proprio Pettinato. Quinto posto invece Matic, che si è ripreso bene nei primi chilometri. Bravino via. E forse sarà ancora di Mariana Giorgiadina, che era delle prime posizioni. Attenzione sulla destra, grazie, auto in seguito alla gara, auto per le riprese e foto, sorriso per la stampa, grazie. Sto andando, eh. Attenzione, se potete stare sulla destra, auto per riprese e foto video. Attenzione, auto in transito. Per questa volta siete salvi. È bellissimo vedere come sulla sinistra il grande fiume ci proponga scenari sempre nuovi. Per fortuna un po' di pioggia lo ha ingrossato. Stanno già arrivando. Attenzione. Io vorrei ancora vivere, eh. Paolo Terazac. Oh mamma. Non mai, Mosè, ci fermiamo più avanti e facciamo scorrere un po' sì, per riprendere gli altri. Vai. Che chilometro siamo? Ecco il primo. Che chilometro? È sempre siamo? Lui. Ce n'è uno. Ah sì? Che chilometro siamo? Ecco, siamo sul primo, puoi rallentare leggermente, Mosè, così ci avviciniamo e aiutiamo i fotografi. Fotografa. Tredicesimo, Daniele, ecco qua. Questo tredicesimo. Aulla della Zac, gruppo Salcus, tredicesimo chilometro. Bravo, siamo a 44 e 10. Vai, Mosè. Pedala. Brava, siamo intorno ai 3.20, forse abbondanti. Fai un sorriso, Aulla della Zac. No, dai, è stanco. Ovviamente dai, quello sulla sinistra, sulla destra c'è il mango in bici. Oggi sono primo. Ora cercheremo di seguire anche chi segue Ulla. Ulla ha preso il comando dall'inizio e non lo ha più mollato, deciso davvero, e il distacco è davvero enorme. Brava Ulla! Bravo Ulla, bravo! Vediamo quant'è, 44 e 40. Ah, oh, Valu! Conviene che ti fermi? Sì.
Ferma. Tira fra la mano. Attenzione! Retro alto! Attenzione! Bene, riprese in campo lungo per gli atleti che seguono Aoun Abderrazzak. Distacco davvero abissale. Come va l'audio? Lo senti bene? Suppongo si senta bene. Da dietro al limite sentirai solamente la mia voce. Vai Mosè, vai Mosè. Amplificata. Allora, eccolo qua il terzetto. Alberto Felloni, Massimo Tocchio, Michele Bedin. Due atleti Salkus su tre. Il quarto è già transitato ed è al comando con un distacco di almeno 500 metri. Distacco davvero abissale, arriviamo fino al tredicesimo. Vai Sara! Facciamo spassare questo terzetto. Grazie ragazzi! Siamo da poco passati 13 km. Altro terzetto con il 371, uno degli atleti passati, mentre questo invece è Simone Raffagnini. Un po' attardato forse, ma probabilmente ha effettuato allenamenti pesanti che lo hanno sicuramente rallentato nella mezza maratona di oggi, certamente. Non sta faticando troppo, ma le gambe, ovviamente, avendo affrontato allenamenti pesanti, non possono essere le condizioni oggi di essere nelle prime posizioni. Dante Tognotto sta arrivando. Sta arrivando anche Dante Tognotto, altro atleta Salkus. E poi Paolo e Michele Nadali, dovrebbe essere, sì, sì. Anche senza controllare. Michele Nadali, fisico cosciente. Dante Tognotto, altro atleta Salkus di recente acquisto. Vai Dante! Aoun Abderrazzak. Hai fatto le prove che abbiamo detto prima? Con un distacco sì, di 100 metri avrà. Su un terzetto con Massimo Tocchio, Emiliano Marchetti, no. Felloni e Bedin. Allora, ok? Allora, Tocchio, Felloni e Bedin che seguono a circa 700 metri di distacco. Ok? Donne ancora non ne sono passate. Questa? Sì. No. Sì. Ok. È un uomo questo. In effetti assomiglia da lontano, sì. Poteva assomigliare alla ricotta. Infatti. In formato cresciuto, ma sembrava lei infatti. Finotello. Ecco un bel gruppone, Fabio Finotello. Colombari. Marcello Colombari. No. Non è Marcello Colombari. Non mi ricordo mai. Ghirardi. Dopo magari diventa troppo lungo. Non avevo fatto anche un'altra volta. Cioè, di là di sì, mi sembra di ricordare. Parlando normalmente. C'è sottofondo, sì. Bello, va bene. Dopo che l'immagine muta. Paolo Calegari in questo gruppetto, invece con il 413 abbiamo Zonta Dario. Paolo Calegari, 520, invece